Ricordare che i valori fondanti di una repubblica sono la solidarietà, l'uguaglianza, la giustizia sociale, le libertà, i diritti. E in questa pandemia abbiamo visto che significa non avere dei diritti fondamentali. Non tutti si sono potuti curare, il lavoro ancora più piegato, persone che l'hanno perso. Quindi dobbiamo ripartire dalla Costituzione, ma in modo serio, e partire tutti dalla Costituzione e dai valori repubblicani, non solo chi ricopre incarichi istituzionali, ma il popolo intero, il popolo è sovrano, come dice l'articolo 1 della Costituzione. Oggi questa giornata di festa per l'Italia ha un sapore diverso, perché coincide con una ripartenza che sembra essersi avviata sul serio. Beh, speriamo che sia una ripartenza più durevole rispetto a quella dell'anno scorso. Io lo sono fiducioso, perché il piano vaccinale mondiale comincia a produrre effetti. Lo si vede sui contagi, ma soprattutto sulla pressione nei confronti degli ospedali, reparti e terapie intensive. Quindi io penso che adesso bisogna programmare bene la ripartenza, essere uniti, essere anche solidali nei confronti delle comunità. La stagione di campagna elettorale produce un velenificio, tossine, gente che pensa solo a se stesso, invece chi ha a cuore questa città deve essere unita. Le persone che hanno a cuore la città si devono unire, perché Napoli in questo momento ha bisogno di amore e di unità, non di rancori e battaglie personali fino a se stesse.